Perquisizioni stamane ad opera della squadra mobile dell'Aquila condotta dal dottor Tommaso Miglio nel luogo dove ieri in una pozza di sangue è stata trovata Valentina Buongiorno, 31enne di Arischia, nel complesso delle case popolari evacuate tempo fa per un incendio ad Arischia. Ma non solo, gli agenti hanno passato al setaccio anche l'appartamento che condivideva con il compagno e una seconda casa, venuta fuori grazie ad alcune testimonianze, di proprietà di uno zio di Valentina, nel quale spesso lei si appoggiava tra Arischia e Pizzoli. Il dirigente della mobile non esclude un ritorno più importante nel luogo del ritrovamento, con la scientifica in settimana, d'accordo con il PM Fabio Picuti. L'appartamento dove è stata ritrovata, inagibile, ma nel quale Valentina evidentemente si recava spesso per accudire il cane, rimane sotto sequestro ovviamente. La polizia ha sequestrato anche tutti gli effetti personali della donna e un iPad che ora si sta esaminando per verificare tutto il contenuto. L'autopsia, a cura del dottor Calvisi, si farà venerdì e allora il quadro sarà più chiaro, ma tutte le informazioni raccolte sembrano far propendere verso la tragica fatalità. Nella porta dell'appartamento di casa è stata trovata una chiave spezzata e dunque la ragazza potrebbe aver tentato l'ingresso dalla finestra a piano terra ferendosi a morte. Le ferite rinvenute non fanno pensare ad un accoltellamento, infatti. A trovare la ragazza ieri è stato il fratello, preoccupato perché la giovane non rispondeva alla mamma a telefono. I ragazzi avevano già perso il papà. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando amici, parenti e il fidanzato con il quale viveva a Pizzoli.